subito la parola al direttore. Ariano, biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire con 15 presenti, 9 assenti più la Presidente. Intanto nominiamo gli scrutatori di oggi, che sono i consiglieri Tosatti, Giannone, Carlone. Bene, apriamo subito, vediamo con il primo punto all'ordine dei lavori. Allora, intanto vi dico che è stato presentato un emendamento alla, alla delibera al punto 2. Stiamo facendo fare le fotocopie in modo da poterle rendere disponibili subito. Apriamo però con la proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Tosatti, De Chiara, La Zazzera, Guido, Giannone, Alabiso, Tripputi, Principato e Zitoli, avente ad oggetto opere di recupero urbano Acru, Lucrezia Romana. Lascio la parola al consigliere Rinaldi per poterla illustrare. Buongiorno, grazie Presidente. Allora, la delibera che andiamo a discutere oggi è una delibera che riguarda l'Acru di Lucrezia Romana, che rientra nell'alveo del, come la successiva tra l'altro, nell'alveo del protocollo d'intesa che è stato, diciamo, firmato dall'assessorato Bernardino, la nostra presidenza e le Acru. Il territorio di cui parliamo è il piano zona 30 di Lucrezia Romana, che è il nostro municipio tra l'asse di Altiplano, Chianina e l'Osteria del Curato. Durante la commissione abbiamo analizzato le varie problematiche del territorio e considerato i fondi del consorzio di recupero urbano, valutato quali fossero insieme ai cittadini le opere necessarie al territorio. Da qui diciamo, è stato realizzato anche una parte, diciamo, che riguarda una sentenza di un tribunale che imponeva al Comune di Roma il ripristino delle condizioni di, diciamo, che si erano venute a deteriorare grazie ad un problema sul collettore di legna, che si è individuato come opere fondamentali per utilizzare il consorzio, quelle di sicurezza del quadrante, e in particolare nel delibera abbiamo individuato che le opere prioritarie da realizzarsi a cura del consorzio Acqua Lucrezia Romana siano l'adeguamento del collettore di legna,
le opere necessarie e essenziali a scongiurare ulteriori eventi di esondazione di cui narrativa, con particolare riferimento alla rete fognaria di raccolte acque. Dunque, questi eventi, diciamo, spiacevoli di allargamento anche della stazione della metro, sono stati anche oggetto di un'ordinanza del Tribunale di Roma. Qui l'abbiamo anche dibattuto in commissione, ecco qua, è considerato che tali proprietari sono ricorsi di utilizzo, cioè le proprietari danneggiate da questi eventi sono ricorsi di utilizzo a verso il comune di Roma e hanno ottenuto un'ordinanza del Tribunale Civile di Roma, sezione settima, sezione a ruolo dei diritti speciali sommari, numero 7064/2015 del 2015, lo stesso comune considera prevedendo così per determinare le cause dei fenomeni di allargamento. Per cui diciamo è un rafforzamento di quello che sono le delibere che impongono nelle zone appunto la realizzazione di opere primarie riguardo appunto la fognatura delle opere a rete e diciamo la messa in sicurezza dei quadranti che sono in maniera scolata. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda l'azione. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora, se non ci sono interventi, io passerei direttamente alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono? Consigliere Toti? Pensavo che ci fosse maggiore confronto rispetto a questo punto, all'ordine del giorno. Comunque, io in commissione mi sono astenuto, non perché non sia d'accordo, cioè anche perché il Presidente l'ho sempre detto, sono d'accordissimo rispetto a queste opere, e queste opere si devono fare, io mi auguro l'adeguamento del connettore e tutte le opere necessarie per scongiurare sondazioni a Ostello del Club si devono fare il prima possibile. C'era soltanto una riflessione che avevo fatto in quanto alla Romanina, in quanto sul discorso della Romanina, più della metà di coloro che sono praticamente iscritti all'ACU vengono dalla Romanina. Allora magari un'attenzione particolare, io chiedevo che ci fosse stata nella delibera o comunque in una risoluzione o comunque un impegno forte da parte di questa maggioranza rispetto, ecco, alla sistemazione del parco della Romanina rispetto all'illuminazione. Perciò voglio dire, voglio insistere sul discorso di Forza Italia, che è assolutamente d'accordo e anzi si augura che questo protocollo d'intesa di assoluto... Io ricordo che no, perché sembra un intervento, magari si poteva fare intervento per dichiarare il voto. E per specificare perché io voto astensione, perché se no non si capisce le motivazioni dell'astensione, devo dire. E per questo voglio dire, ecco, sono d'accordissimo, il voto d'astensione è soltanto un voto di riflessione rispetto a quello che deve essere comunque fatto per il futuro, anche per un'altra parte vicino a Lucrezia Romana, vicino al COD, vicino all'Osteria del Curato, che deve avere una risposta da parte di questa maggioranza. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente, il gruppo 5 Stelle ovviamente ha votato a favore perché ha prodotto questa delibera in virtù del protocollo di intesa che tante volte abbiamo detto in commissione. È un protocollo firmato dal municipio, dall'assessorato Capitolino all'urbanistica e dal dipartimento affinché ci possa essere un ponte, finché non viene per l'appunto modificata la delibera 53 con relativa convenzione, e quindi è una modalità nuova per cui il municipio entra in gioco per la prima volta nel dibattito tra consorzi e dipartimento. Per la prima volta abbiamo una voce in capitolo, per la prima volta con l'aiuto del comitato di quartiere, ma anche audendo le ACRU e i cittadini in generale, abbiamo fatto
il nostro compito, cioè indicare le opere prioritarie per quel periodo là che si allaga. Quindi lì le case si allagano, le strade si allagano, la metropolitana si allaga, va messo a posto un collettore, i soldi del consorzio andranno in questa direzione qua, fermo restando che per quanto riguarda la Manila ci sarà già una commissione la prossima settimana in cui ci stabiliremo l'iter per l'illuminazione non solo del parco della Manila ma anche per tutte le altre aree verdi del municipio che sono tutto assenti. E ci sono anche delle altre strade che sono senza lampioni, quindi ci non è solo un parco di parco. Quindi io volevo dire questo, siamo molto contenti di arrivare a questo punto, seguiremo l'iter della delibera anche in dipartimento per far sì che questi lavori avvengano il prima possibile. Grazie a tutti. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Sì, anche io in commissione non ho partecipato al voto su questa delibera proprio perché non era chiaro l'importo e come mai nella stessa delibera non si potevano citare, visto che l'indirizzo politico è giustamente l'uomo che arriva dal municipio, non si potevano citare anche i lavori di cui dovremmo fare poi un nuovo atto, una risoluzione. E, nella stessa commissione avevo posto alcuni appunti sul deliberato, cosa che naturalmente è stata respinta, ma secondo me poteva essere migliorativa e finalmente con un grosso punto di chiarimento rispetto alle progettazioni, gli importi e le somme necessarie, perché una deliberazione, per quanto possa essere di indirizzo, deve tener conto comunque delle somme disponibili, che sono 770.000 euro degli oneri in cassa presso il consorzio. Ritengo che forse l'intervento del collettore possa costare di più, ma la ritengo un'opera indispensabile e utile, dove il comune si possa assumere la responsabilità di cambiare un collettore che è un'opera molto importante, molto costosa, anche con altri fondi, proprio per sistemare definitivamente il problema annoso delle esondazioni che avvengono nell'aria, ma lì è un ragionamento di bacino molto particolare che ritiene un intervento più cospicuo. Non è per un fatto, come dire, di intenzione e volontà della maggioranza, ma è un fatto esplicitamente legato al modello di delibera conformato per questo intervento. Ritengo sia giusto, ma come ho fatto in commissione non parteciperò al voto su questa proposta. Grazie. Altri interventi? Consigliera Biondo? Volete ribadire quanto già affermato in commissione dal Partito Democratico? Noi non partecipiamo al voto di questa deliberazione e, come auspicava anche la maggioranza, ma saremo sempre più severi, ci auguriamo che questi interventi non solo vengano annunciati come è successo in passato, ma finalmente vengano anche realizzati. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Allora procediamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 11 favorevoli, 2 astenuti, ci sono 3 che non hanno partecipato al voto e sono il consigliere Ciancio, Piombo e Seritano. Vorrei votare ora l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì, ci sono 13 voti favorevoli, 3 non hanno partecipato al voto, quindi è concessa
Passiamo al punto 2. Al punto 2, come ho già annunciato, c'è un emendamento presentato dai firmatari della delibera e da alcuni dei firmatari della delibera, e vedo che già è stato approvato dalla direzione tecnica. Quindi io adesso lascerei intanto la parola per l'illustrazione della delibera, se si vuole si può anche direttamente illustrare l'emendamento, lascio la scelta a chi di voi vorrà illustrare. Ricordo in ogni caso che prima c'è la discussione della delibera, cioè la presentazione della delibera, la presentazione dell'emendamento, discussione e votazione dell'emendamento, poi procede con la votazione della delibera. Come se preferite fare tutto insieme, per me sì, va bene. Lei Rinaldi? Avete preso la copia dell'emendamento? Ne abbiamo fatte fare un po'? Allora io non ce l'ho adesso. Le posso ridare un attimo l'originale se vuole? Ah, perfetto. Allora, anche questo non so dire all'interpretazione del protocollo d'intesa, però anche questo è inquadrato in quel modo. Andiamo direttamente nelle considerazioni, considerando il territorio di centro di Villa Segni, necessita di infrastrutture di vario genere, come canalizzazione delle acque piante nere, macchinari, illuminazione, punti di applicazione sociale, con le casse e la rete. Tenuto conto, in data 29 gennaio 2018, si è riunita la commissione di alternative pacifiche urbanistica, alla quale hanno partecipato come invitati l'Associazione Consortile di Sviluppo Urbano Centro di Villa Segni, il Comitato di Quartiere di Villa Segni alle Marciane, Centro di Villa Segni alle Marciane, la comunità territoriale 7.5, la AIC Recupera SRL, e durante la seduta di commissione la stessa ASO, per mezzo della AIC Recupera, che la rappresenta, ha comunicato la disponibilità in cassa di circa 1.925.000 euro durante il consortile. Dell'ACO e l'AIC Recupera concordano sugli interventi in base a quanto condiviso con il territorio. Tutto ciò che viene considerato il Consiglio del Municipio VII delibera le opere prioritarie da realizzarsi a cura del Consorzio ACO, Centro di Villa Segni, siano la costruzione di un marciapiede in via del Pozzo di Sant'Andrea e l'arredamento del muro di recinzione Acea, estimazione di area a parco pubblico con parte GNR 18, realizzazione della rete di comunicazione pubblica fissata privata e pubblico transito, e italiano, per tutta la quanto di competenza di allora c'è un allegato per seguire la lista delle strade che sono interessate da questo intervento. Non so se sia il caso che arriva a leggere queste strade. Allora, sono via di Quattro Rubbie, 450 metri, via di Valle Marciana, 1000 metri, via di Bulfo, 115, via Capo Dolcino, 105, via di Torre Malacena, 390, via Prinzio, 190, via Cicchiglio, 140, via Badia Palese, 150, via Cinzello Balsamo, 90, via Canegrate 180, via Bollate 180, via Area di Pianza 265, via Monteggiana 360, via Dotto 385, via Trissona 385, via Castellone 210, via Barzio 115, via Alzate di Pianza 390, via Tremosine 75, via Montegregno 180, via Risentano del Garda 60, per un totale di 5.115. Allora, questa, come abbiamo già detto, questa delibera è stata una delibera partecipata dai vari attori che sono interessati al quadrante, no? I primi cittadini, poi la comunità territoriale e i consorzi. A questa delibera abbiamo deciso di aggiungere un emendamento, lo potete illustrare subito, di aggiungere anche un'opera che pur essendo adiacente al piano di zona O, che interessa il quadrante, è adiacente significa che praticamente lambisce il confine. C'è cioè una strada che è via Quattro Rubbie che per appunto qualche centinaio di metri è esterna a quello che è il perimetro di questo piano di zona. Questo tratto di strada, se noi oggi andiamo a fare un sopralluogo, vediamo che l'illuminazione arriva fino a un certo punto, si interrompe e riprende il video dopo, ovvero dove finisce il periodo del piano di zona e dove riprende il successivo.
Allora abbiamo fatto delle riflessioni anche perché durante la commissione, subito dopo la discussione e la votazione della proposta che abbiamo fatto, c'era l'audizione proprio del comitato di quartiere e facendo delle riflessioni con loro abbiamo appunto pensato che questo intervento dovesse essere inserito comunque a livello politico nella nostra delibera, perché ovviamente questa strada funzionale a tutta la strada è necessario che sia considerato funzionale, quindi che sia in sicurezza eliminato e considerato tutti gli effetti un parte integrante del tutto. Per cui vado a leggere l'emendamento aggiuntivo che abbiamo proposto anche e abbiamo ottenuto anche alla direzione tecnica. Quindi l'emendamento aggiuntivo ha come oggetto la proposta di deliberazione aventa ad oggetto opere di recupero urbano ACI, centro Villa Signora e Marciano. Si propone di aggiungere nel deliberato, dopo l'ultimo punto che recita C, realizzazione della rete di illuminazione pubblica su strati di vario pubblico transito, di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento. Il seguente testo, D, completamento dell'intero asse stradale via Quarto Gubbio, che pur essendo esterno al perimetro del piano particolareggiato, ma adesso adiacente, è da considerarsi funzionale per la possibilità di tutta l'area. Parere favorevole della direzione tecnica in ordine alla regolarità tecnica, firmato anche dai consiglieri del CIU. Ecco, quindi con questo noi pensiamo di aver dato insomma, un contributo forte a quella che è la situazione di quel quadrante e quindi vedremo insomma, come può intervenire attivamente sulla soluzione di questi problemi. Grazie. Interventi? Consigliere Biondo. Grazie Presidente, io premetto che non faccio parte della commissione urbanistica e capisco molto poco, quindi è uno di quei temi su cui sicuramente devo molto migliorare, ma da appunto ignorante in materia faccio veramente una domanda alla maggioranza e al Presidente della commissione. Perché a ricevere oggi appunto questo emendamento mi porta a fare una riflessione, ovvero ma come facciamo noi a decidere tramite un emendamento che appunto presentiamo quasi fosse come al solito diciamo, un cambiamento di una virgola o di un punto, a decidere oggi senza avere diciamo, anche gli elementi economici per poterlo fare, di aggiungere un'opera nell'elenco che ci viene proposto, che per carità sicuramente diciamo, conoscendo quel quadrante è una strada, un asse stradale importante, ma la mia è veramente una domanda ingenua, cioè possiamo decidere oggi con un emendamento senza aver fatto una riflessione, una valutazione sui costi e sulle risorse disponibili di aggiungere una strada tra l'elenco, perché se così è, per terra, magari non c'era solo questa e poi ne si aggiunge un'altra e poi si aggiunge un impianto di illuminazione in una strada in più e poi si aggiunge anche il fatto, perché appunto non credo che purtroppo questa modalità possa essere la panacea di tutti i problemi della città, e quindi volevo semplicemente appunto chiedere come si fa, se si può fare e rispetto a quali risorse economiche, perché nella delibera non sono riuscita a capire questa cosa. Per quanto riguarda il resto, vi faccio risparmiare tempo e rinuncio alla dichiarazione di voto. Noi abbiamo già sperimentato questo tipo di delibere a gennaio, mi sembra a metà gennaio ne abbiamo votata una che riguardava Gregna Sant'Andrea, simile a questa, e su questo poi magari non oggi perché mi rendo conto che andrei fuori tema, ma in commissione vorremmo sapere a che punto siamo rispetto alla programmazione di quei lavori che avete votato favorevolmente 2 mesi fa. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Colleghi, infatti no, intervengo su questa, mi scuso del ritardo e quindi
prendo spunto da questa delibera per quanto riguarda Centroni, anche per dare il mio assenso per quanto riguarda quella precedente, nel senso che si è lavorato ovviamente in linea su quelle che sono le regole che questa commissione, diciamo, urbanistica e lavori pubblici si è data, quello di intervenire quadrante per quadrante. Quindi io ringrazio il Presidente della Commissione che sta portando avanti questo metodo di lavoro, e all'interno di questo metodo di lavoro ovviamente emergono, a seconda di quadranti, a seconda degli incontri che facciamo, emergono delle richieste, delle problematiche, insomma degli interventi più o meno urgenti che il quadrante aspetta da tempo. E quindi insieme ai fondi e alle economicità che ci sono dentro appunto i consorzi, si cerca di utilizzare questo denaro per far fronte a queste richieste. Quindi al di là adesso della richiesta specifica e dell'emendamento che ho visto adesso, insomma, e che appunto la collega che mi ha preceduto pone il dubbio di dire sì, ben venga, ovviamente, però abbiamo la certezza che questa richiesta possa essere poi prevista, compensata, attuata, eccetera eccetera. Io vedo appunto che c'è anche il parere dell'ingegnere Gitti, quindi della sua qualità tecnica, certo non sappiamo quanto è economicamente, ma effettivamente non sappiamo neanche quello che è stato messo in delibera quanto viene precisamente, cioè sappiamo una, come si dice, una condizione di massima, perché ovviamente noi abbiamo il compito, penso, come municipio di entrare a far parte del meccanismo procedurale, come è giusto finalmente, e dare indicazioni al consorzio di portare avanti quei progetti che il municipio ha recepito tramite il territorio. Poi se costano 10.000 euro in più, 10.000 euro in meno, io penso questo non debba essere un nostro compito. Ci può stare tranquilli effettivamente se i soldi poi sono sufficienti e si fa quello che abbiamo scritto, però io rivendico sempre e continuamente che questa aula deve avere uno scopo politico, e quindi ci sono gli uffici per fare questo e per dare poi calcoli, risposte, tecnicità eccetera, e che l'aula deve dare un indirizzo politico che deve essere ovviamente seguito, questo sì, dobbiamo controllare, verificare se tutto quello che noi portiamo avanti viene poi messo in opera, come, quando e perché. Ma dico anche questo perché c'è da parte ovviamente diciamo di una parte dell'opposizione, da parte dell'opposizione è una positività, in quanto soprattutto io che vengo dall'ex decimo municipio mi sono trovato spesso e volentieri in una situazione dove in aula succedeva di tutto, no, cari colleghi, si facevano anche i terrini, no, ci stava anche, capito, non ci si confrontava, si urlava, si strillava, e poi dopo nelle segrete stanze si facevano gli accordi. Io penso che questo tempo, no? Non dico da parte di tutti, ma di alcuni personaggi politici, non ultimo ovviamente anche il patto del Nazareno che qualcuno ricorda, ma voglio dire, secondo me è più coerente dire in aula quello che uno pensa, cioè senza fare tanti meccanismi, no? Se uno è d'accordo in una procedura, in un argomento, lo dice. Non è che serve poi fare la finta che uno si attacca, si strilla e poi dopo si mette d'accordo dopo. No, la coerenza secondo me non è una qualità che possono avere tutti, non è una, come si dice, un riferimento che possono utilizzare tutti. Certo, la coerenza ha un prezzo, non è facile, però se uno l'attua, voglio dire, penso che fa bene a chi la pupina, a chi la effettua e a chi la vede. Perché comunque sia, avere un modo di comportamento come questo, cioè come essere coerenti in quello che uno no fa e dice, io penso che fa bene pure a chi ci vede, cioè comunque tranquillizza l'opinione pubblica nel dire effettivamente se si fanno delle scelte, se si usa questo metodo, anche se poi non siamo, come si dice, non siamo noi stessi, ma lo dice qualche un altro, la porta qualche un altro la richiesta, va bene uguale, purché sia positiva. Ora,
tutto questo mi premeva dirlo non per andare fuori tema, per l'amor di Dio, ma mi premeva dirlo perché è stato fatto un lavoro e se uno si trova d'accordo in questo lavoro non si deve sentire in difficoltà di poterlo approvare. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lopez. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto il consigliere Fulvio Giuliano rispetto alla serietà della proposta politica. È chiaro che la serietà deve esserci da tutte e due le parti e noi ci auguriamo che rispetto a questa delibera, che è una risposta forte ai problemi di un'area che veramente si trova in una condizione molto difficile, nonostante sia faccia parte di un consorzio e abbiamo visto che ha delle grosse disponibilità economiche. Perciò il fatto di arrivare a un protocollo d'intesa, poi è chiaro che noi dall'opposizione cerchiamo di essere costruttivi, è chiaro che poi la maggioranza deve dare risposte ai cittadini e ne risponde poi politicamente anche poi elettoralmente se promette e poi non fa. Io però mi auguro per il bene del territorio di Cervioni che si riesca fortemente a dare una risposta ai problemi di Cervioni. Più volte sono venuti, è venuto il Presidente, sono venuti i membri del Comitato di Quartiere e la preoccupazione non era soltanto rispetto a questo, c'hanno tantissimi altri problemi. Io giustamente oggi ho firmato anch'io la proposta di emendamento aggiuntivo rispetto al completamento dell'asse stradale di via Quarto Umbria. Anche questo è un discorso che i cittadini Cervioni ci chiedevano da tempo, perciò come forza politica, come Forza Italia e come abbiamo fatto per Osteria del Curato, fortemente ci auguriamo che vengano date risposte e attraverso questa delibera si dia questa possibilità di miglioramento a questo quartiere di Cervioni, che come ho detto si trova ancora fortemente sofferenza, perciò senz'altro la costruzione di occupanti, questa come ho firmato le altre, costruzione marciapiede via Fosso Sant'Andrea, sistemazione area e parco pubblico, realizzazione della rete di illuminazione, anche questa necessarissima e importante. Perciò noi abbiamo, come ha detto il consigliere Giuliano, un atteggiamento che è costruttivo rispetto a questa maggioranza. È chiaro che poi questo discorso costruttivo non significa che non ci sia una forte vigilanza da parte di Forza Italia rispetto alla esecuzione, che noi, come ho detto, spingeremo perché sia il più possibile una esecuzione che avvenga in tempi stretti. Ecco, però ecco, io penso che non si può non tener conto dello sforzo che bisogna fare tutti quanti, e io dico rispetto a questo tutti quanti insieme, perché realmente per me che vengo dall'ex nono e che non ha problemi di questo tipo, realmente l'ex decimo, ormai il settimo municipio, l'area più a sud del settimo municipio è un'area che senz'altro ha bisogno di una presenza delle istituzioni forte che dia risposte il più possibile immediate a questi gravi problemi del territorio di Cervioni. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie. Io devo dire un paio di cose che mi lasciano sorpresi un po', perché lo dico, lo ridico in commissione, lo dico anche qua, non si possono usare due pesi e due misure. Io ho votato in commissione questa delibera perché
perché mi è sembrata puntuale, mi è sembrata, e mi sembra giusto come tutte le cose dare un indirizzo politico, come mi è stato detto al capogruppo quando chiedevo qualcosa da inserire maggiori dettagli nella delibera. E mi hanno detto che era chiusa la delibera, quella di prima, era ormai chiusa, non si poteva assolutamente perché i soldi erano quelli, perché bisognava fare il correttore e basta, non c'era la possibilità di aprire a nessun emendamento. Quindi io ci ho creduto, nel senso ho creduto anche al consorzio quando ha presentato le disponibilità economiche che c'erano. Grazie consigliere, siccome mi sembra che abbia fatto pure chi mi ha preceduto un accenno all'aspetto dei costi, quindi dico la parte politica deve conoscere preventivamente i costi, questo prima di dare un indirizzo, altrimenti potrebbe essere errati gli indirizzi. Quindi l'indirizzo non è che noi diamo un indirizzo, facciamo a telefedica, cioè noi dobbiamo dare gli indirizzi poi compatibili con le risorse economiche. Allora, di questo mi è sembrato convinto un intervento in commissione sulla precedente delibera su cui chiedevamo l'inserimento di altre opere. Oggi invece arriva questa delibera con un emendamento per l'inserimento giustamente di un'altra strada, di un altro, dell'illuminazione, un altro tratto di strada. Non mi sembra che sia stato usato lo stesso parametro e lo stesso metro per deliberare. Avremmo potuto giustamente dare un indirizzo, poi l'aspetto tecnico, come si è detto in commissione, valuta, torna e ci dice guarda, i soldi non bastano, ne possiamo fare solamente un tratto di strada, sono 5.000 metri, 5.315 di strade, mettiamo 212 paghi per un costo di 53.000 euro, va bene, si può fare pure un'altra strada, ma questo noi di fatto non lo sappiamo, ma non lo sapevamo neppure della delibera del collettore, eppure nessun emendamento è stato accettato in commissione dove sono arrivati i cittadini e siamo stati costretti a dire faremo un altro tratto per Romania. Non è così, secondo me, per lavorare bene e portare a casa i risultati, mi permetto, cari consiglieri, di dire che l'organismo politico deve conoscere le somme per dare un indirizzo, oppure la delibera che fa, la fa come dicevo, per eseguire le progettazioni, a cura di chi? Signora ha fatto sempre l'angolo, ha fatto il consorzio, l'abbiamo criticato, io ho detto l'altro giorno lo faccia allora il dipartimento, così è un ente comunale dove certifica che dette somme sono congruenti per realizzare l'opera. A me sembra, ve lo devo dire, che su queste due delibere sono stati fatti due pesi, due misure. Fermo restando, siamo d'accordissimo, come diceva chi mi ha preceduto, come abbiamo detto in commissione, che le opere vanno fatte, però noi siamo qua per farle velocemente e non fingere di dare un indirizzo politico, qualcuno arriva e ti dice non si può fare. Insomma, noi quando daremo un indirizzo politico dobbiamo essere certi che poi si faccia, diversamente continua ad essere carta, non soddisfa i comitati che partecipano e vigilano più di noi su quello che si fa, però onestamente io vi devo dire stamattina vedendo questo emendamento mi è compiaciuto del fatto che inseriamo un'altra strada, però due pesi due misure, perché una strada e l'altra roba nell'altra delibera no? Questa è la mia domanda semplice, ciò non toglie, visto che ho votato in commissione per la delibera di Centroni, che non l'ho firmata, ma io voterei convintamente positivamente alla delibera, perché l'ho vista completa, puntuale, dove sono intervenuti i comitati, cioè, conosciamo un po' tutti il quartiere Centroni in che situazione grave, quindi io, qualcuno mi spiegasse perché un emendamento sì e un altro no, grazie. Ci sono interventi? Consigliere Principe.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora io vorrei partire ricordando un po' quello che è il significato e l'obiettivo del protocollo che è stato sottoscritto. Quindi se me lo consentite andrei a rileggere un attimo quelle che sono le finalità. L'oggetto del protocollo d'intesa ha come finalità la promozione dello sviluppo di un programma organico di collaborazione tra Roma Capitale e l'AEC Recupero per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all'interno delle zone del Municipio 7 in cui sono vigenti strumenti urbanistici nei quali operano le associazioni consortili di recupero urbano in accordo con l'AEC Recupero. Allora, facendo riferimento agli interventi che mi hanno preceduto, è necessario a questo punto fare un po' di chiarimenti. Sono state fatte delle dichiarazioni che non corrispondono esattamente al vero, nel senso che si è parlato in un paio di interventi della volontà da parte di questo emendamento di aggiungere una strada. Non è così, e basterebbe semplicemente leggere l'elenco delle strade allegato all'atto e si noterebbe con estrema facilità che Tre di Quartorubbi è già legata all'interno dell'elenco come prima strada. Quindi stiamo parlando concretamente, anche per spiegare ai cittadini che assistono e poi ci guarderanno successivamente perché sia il più chiaro possibile, di 300-400 metri di una strada che, come dicevo, già ricade all'interno dell'elenco, al primo posto dell'elenco, funzionale per la mobilità dell'area. Si è parlato anche di un collettore, no? Si è fatto un po' di confusione tra quello che era l'atto precedente relativo alla Lucrezia Romana e questo. All'interno delle opere indicate in questa delibera non c'è un collettore. All'interno della delibera si parla di un marciapiede per il posto di Sant'Andrea, l'arredamento del muro di recinzione a Cera, la sistemazione di aree a parco pubblico compatto CNR 18 e la realizzazione della rete di illuminazione pubblica su strade private aperte al pubblico transito di cui all'allegato. Quindi diciamo magari un po' più di attenzione nel leggere gli atti prima di fare delle dichiarazioni. L'ultima cosa, è stato ribadito che questo tipo di atto indica, cito testualmente, genericità. Non c'è un elenco preciso di opere di strade, ce ne sono 21. Ci sono 21 strade, 21 indirizzi con il civico, con i metri relativi a ciascun indirizzo, quindi credo che l'elenco sia abbastanza preciso. Anche il secondo intervento è stato ribadito che si sarebbe aggiunta un'altra strada. E ribadisco, non si aggiunge nessuna strada, si parla di un tratto, di una strada già presente al primo punto dell'elenco allegato alla delibera. Questo solo per chiarire la cosa. Grazie. Ci sono altri interventi, Guido, sì. Grazie Presidente. Allora, io mi sono alzato essenzialmente per dire quattro cose veloci, ma le voglio dire perché sono importanti. Allora, io penso che l'interesse per la cosa pubblica, oltre che nel fare le opere, si capisca anche dal dialogo democratico e pubblico che ci può essere in Consiglio. Forse questo interesse per la cosa pubblica non c'è da parte del Partito Democratico, che ha fatto la richiesta, solo che ha parlato, si è alzato e se n'è andato. Allora, probabilmente questo interesse per la cosa pubblica non c'è, perché evidentemente se no ascoltavo il dibattito anche la risposta. Forse non c'è interesse per queste opere, né per l'Urezza Romana o per il Curato, né per Centroni, né per Greco come era l'altro giorno, né per Femicidio, che era la delibera ancora prima. Attenzione che sono governato per 20-30 anni, sì, qua, va bene. Poi, oltre a questo, bisognerebbe capire anche, ed è strano che lo diciamo noi che siamo nuovi, tra virgolette, qui del Movimento 5 Stelle, a chi sta lì da, c'è da decenni, e cioè come funziona un consiglio municipale e come funziona una commissione del municipio. Allora, intanto ci rispondo alla consigliera Biondo, che se n'è andata, mi piacerebbe che fosse qui davanti a me, invece non c'è,
che lei non fa parte della commissione, non sa nulla di quello che si dice in commissione, probabilmente neanche si è letto l'atto, perché sennò neanche avrebbe fatto quelle richieste. Cioè dovrebbe sapere che questo è una delibera che deriva dal protocollo d'intesa, come già abbiamo detto tra l'altro nell'intervento precedente che era presente, quindi ce neanche ascolta quello che si dice. E che è un impulso politico, cioè questa delibera serve per dire al Dipartimento il territorio, i cittadini su queste opere che per noi sono fattibili, si possa iniziare e partire. A seguito dell'indirizzo politico che noi stiamo dando, segue la progettazione, cioè degli interventi in base a quello che noi abbiamo detto. Cioè se mi chiedete i soldi, prima che il progetto viene fatto, capite che questo discorso non sta né in cielo né in terra. Non sta né in cielo, però queste cose, cioè sono io, noi a dirlo, che siamo stati un anno e mezzo. Cioè basilare, come si fanno a sapere i soldi prima di scrivere il progetto? Noi stiamo dando l'indirizzo politico per scrivere il progetto, cioè in base alle opere e ai soldi che sono in pancia ai consorzi, che non possono essere usati perché è cambiata la legge sugli appalti. Con questo protocollo d'intesa noi stiamo creando un ponte, cioè per invertire questa rotta, per spendere finalmente i soldi dei consorzi, che sono soldi pubblici, che non si, cioè sono due anni e mezzo che non si muovono, noi con questi atti li stiamo smuovendo per fare progetti che servono al territorio, per lo stile curato, per il collettore, per Vernicino, per il fosso, c'è anche lì c'è il dissesto idrogeologico, per Grenia Sant'Andrea, una strada e una piazza nuove, c'è non tappare una buca, una strada e una piazza, c'è l'altro, c'è la piazza che entrava nel progetto, 100 piazze, 1000 piazze, che cos'è? C'è che sarà annunciato dalle passate consigliature. Cioè, i soldi sono spariti e sta piazza manco si è fatta. Cioè, di che stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Allora, prima di parlare bisogna essere credibili per poter parlare. E non che si lanciano accuse che non si sa manco che cosa si sta dicendo, manco siamo letti gli atti, sì, cioè si ci alza e se ne va. E chiudo il mio intervento dicendo, perché a tema, che il presidente Stelitano, che il presidente della commissione controllo e garanzia ha convocato una commissione controllo e garanzia per chiedere atti, cioè a parte che convocherà molto ogni 4 mesi, cioè per chiedere atti conseguenziali alla nostra delibera, cioè medesima, su Grenia Sant'Andrea. È il nostro atto, l'atto conseguenziale. Che senso c'ha questa convocazione? Ci si parla del niente, perché il Dipartimento poi dovrà proseguire con la progettazione, col consorzio, cioè per capire come farlo quel progetto, perché noi abbiamo un indirizzo politico. Che cosa vieni a chiedere atti conseguenziali su una cosa che non sai niente, tra l'altro tu manco sei in commissione, non sai neanche di che stai parlando e stai convocando sul niente. Io spero che guardi lo streaming Stelitano e guardi questa cosa. Perché è una vergogna, è una vergogna, è una presa in giro per i cittadini, va bene? Ora non so se a questa commissione controllo e garanzia noi andremo, ci diserteremo, andremo, spiegheremo le nostre motivazioni, sicuramente rinunceremo al gettone di presenza, sicuramente, perché questa è una convocazione presa in giro su una tematica che oggi è attinente, perché si parla della delibera, c'è il consorzio di Grenia Sant'Andrea, va bene? Ora, per far capire anche ai cittadini la credibilità di questi signori che vengono qua a fare le richieste, cioè gli emendamenti, sono liberi tutti i consiglieri di poter fare gli emendamenti, ma questa è la base. In consiglio si può fare l'emendamento, cioè in commissione è stato detto, cioè, ma questo emendamento, cioè io vorrei aggiungere, a parte che bisogna capire che in commissione non si possono fare gli emendamenti, che al massimo si fanno osservazioni, che l'emendamento si fa in consiglio, punto uno. Punto due, c'è semplicemente risposto, perché quell'emendamento ci diceva, cioè non ci devono poter fare un emendamento, ma quello che diceva l'emendamento, cioè aggiungere alla delibera, che comunque comunque consigliere qua potrà aggiungere l'emendamento, perché ogni consigliere, per legge anche nazionale, per statuto nostro, può presentare l'emendamento. È legge, è legale, attenzione. Che cosa diciamo? Questo emendamento, c'è questo potenziale emendamento, perché non è stato presentato, cioè alla fine, cioè di far fare il progetto e al Dipartimento dopo il nostro indirizzo politico. E grazie, è il lavoro suo. Cioè se il Dipartimento non fa la progettazione, che ci sta a fare il Dipartimento? Cioè per compito istituzionale il Dipartimento PAU e il Dipartimento SIMU progettano e fanno gli interventi. Che devo scrivere io nella delibera? Guarda, ti sto dicendo, cioè ti sto facendo l'indirizzo per fare questa opera. Progetta,
è normale che deve farlo. Mancano le basi, Presidente, le basi. Allora, mi sono un po' annoiato di questo fatto, perché è un anno e mezzo che si parla del niente, in vent'anni su questo per qua non si è fatto niente e si parla pure. Grazie. Altri interventi? Ci sono? Non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Sì, approfitto, Presidente, della dichiarazione di voto per dare ovviamente, oltre che alla possibilità di cui abbiamo detto prima, come Fratelli d'Italia. Vero, vero. Meno male che sì, vero. Ho l'ufficio che mi assiste. È vero. Dichiarazione di voto sulla delibera. Certo. Eh no, sull'emendamento. C'era un tipo di distanza, è vero. Chi è stato attento? Lei. Perfetto, gli uffici sono sempre a te. Bravi agli uffici. Bravissimi. I miei complimenti. Allora, dichiarazione sull'emendamento prima. Giuliano, se vuole fare la dichiarazione sull'emendamento va bene. Consigliere Cianci. No, per ribadire che non è che... Grazie. Giusto per dire che io non ho nulla in contrario con contro l'emendamento, tutti possono fare gli emendamenti, però non è che non è necessario questo emendamento perché c'era nella delibera, altrimenti non lo dovremmo votare. Saranno 400, saranno 200, saranno 300, ci sono 400 metri di strada chiusa al pubblico transito che dovranno essere rifatti. Ben venga, io ho detto una questione molto diversa, una questione di metodo. Poi voglio dire che esistono, per la conoscenza dei consiglieri, perché è facile parlare sempre, esistono i progetti preliminari prima degli esecutivi, quelli che la politica dovrebbe conoscere prima di dare un indirizzo, perché tutti gli indirizzi che la politica dà li dà in base a un progetto che si chiama preliminare di costo, dove c'è una relazione e una piccola stima del costo totale dell'opera. Questo ho ribadito e vorrei che venisse attuato per il futuro, dove quindi non ci ritroviamo a fare degli emendamenti, perché ne potremmo fare altri 2, 3, 4 per allungare le strade e poi non c'è capienza economica. Solo per questo, comunque, per l'alto comunque desiderio e urgenza di queste opere che si devono fare, come io ho già votato in commissione la delibera, questa, perché mi sembrava completa, con le strade, con il numero di chilometri, di metri quadrati, ma opere certe che devono essere fatte, visto che il consorzio, come ha smentito tutti i consiglieri che dicevano altro, i soldi erano lì e nessuno li aveva, come dire, sottratti, io voto felicemente e positivamente, non per farne una, ma per farne 10 strade, ma altrettanto avrei gradito che, forse non ne ha capito qualche consigliere prima, avrei gradito che nella delibera precedente, dove c'era il collettore, non in questa c'è il collettore, in quella precedente, avremmo potuto mettere quindi anche l'illuminazione pubblica che ci richiedevano i cittadini contestualmente alla commissione eseguita. Questo volevo dire, nulla in questa delibera, forse si è distratto il mio omonimo regionale. Quindi ecco perché dico, su questa delibera nulla questa, perciò però c'è stata una disparità, due pesi di misura, ciò non toglie che l'emendamento può essere accolto perché si tratta di un'opera conseguenziale a una strada che deve essere sfondata fino in fondo. È venuto il cittadino a raccomandarlo, a dirlo, io ascolto pure quando arrivano i cittadini e parlano singolarmente. Questo emendamento nasce da una richiesta puntuale di un cittadino che conosce benissimo le strade e i luoghi del nostro territorio. Bene, l'abbiamo accolto, un cittadino, ma un'ora prima erano venuti altri 10 cittadini dicendo dell'illuminazione pubblica della Romanina e abbiamo detto no, faremo un altro atto. Questo è la questione. Grazie.
sono toglie che per questo emendamento ritengo utile e necessario votarlo comunque, perché il cittadino che ha posto il problema sulla delibera errata, sulla delibera che l'ha vista errata, ha aggiunto quel pezzo di strada. Grazie. Quindi il voto è? Favorevole. Ah, grazie. Allora, altri... Sì. Sì, voglio ribadire il voto favorevole di Forza Italia rispetto a questo emendamento. Noi come Forza Italia abbiamo firmato anche noi, è una richiesta che ci viene dal territorio, una richiesta forte per la mobilità dell'area di Centroni, perciò l'abbiamo assolutamente condiviso ed è importante che questo completamento dell'intero asse appunto di Quarto Ubbie venga fatto anche questo il prima possibile. Altre dichiarazioni? Consigliere Giannone. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questo emendamento perché è un completamento funzionale, per quanto inizialmente non era stato inserito per un fatto tecnico, come diceva il Presidente però della Commissione, si è ritenuto comunque di inserirlo proprio per dare una continuità funzionale alla, all'opera già prevista nella delibera, quindi noi non andiamo a modificare alcuna opera, ma stiamo semplicemente specificando che ciò che abbiamo scritto al punto C, per quale esiste un elenco puntuale e preciso con le misure di ogni singola strada, quindi un totale di 5.315 metri, quindi 5,3 km, riteniamo che non fare questo tratto, pur essendo non specificamente nel piano del territorio particolareggiato, ma comunque adesso adiacente, sia una cosa essenziale per poter dare un valore funzionale ai soldi spesi. Quindi non avrebbe senso spendere dei soldi per fare un'illuminazione che poi si interrompe a un certo punto e riprende 400 metri dopo. Questa, se facessimo così, staremmo facendo burocrazia. Se invece noi vorremmo risolvere i problemi e dare un servizio al cittadino, per questo motivo noi ci assumiamo la responsabilità politica di dare un indirizzo favorevole al completamento dell'intero asse viario, a prescindere se questo sia leggermente dentro o leggermente fuori ad un perimetro. Per questo motivo noi voteremo favorevolmente. Grazie. Sono state fatte tutte le dichiarazioni di voto? No? Ce n'è ancora qualcuna? No. Allora, votazione sull'emendamento. Favorevoli? Sì, 18 voti favorevoli, quindi passiamo alla dichiarazione di voto sulla delibera così emendata, e allora tocca a Giuliano. Grazie. Allora, ripeto, usufruisco di questa dichiarazione di voto per aggiungere a quest'Aula alcune considerazioni velocissime. Quindi, in base a quello che poi sono stati gli ultimi interventi effettuati, cari colleghi, ci sono modi diversi di fare politica, e questo mi riferisco ovviamente al consigliere Guido, che giustamente ha messo in evidenza alcuni atteggiamenti, no, politici. Ognuno sceglie la propria strada politica e quindi il suo modo di comportamento. Fratelli d'Italia è d'accordo con questo metodo politico, finché è trasparente, lineare, propositivo, e condivide alcune scelte, proprio perché sono scelte che non sono state fatte in tanti anni, e quindi se c'è un risultato ben venga. Quindi quando si fanno appunto delle affermazioni o si fanno delle cose, io preferirei sempre fare nomi e cognomi o il partito di riferimento, perché mi sembra giusto. Se uno dice una cosa che non deve dire, è giusto che venga sottolineata. E il metodo politico, quindi, dicevo, fa la differenza, perché la politica la fa alla parte principale, poi viene la progettazione successiva e l'attuazione. Quindi questo, da che mondo è mondo,
voglio dire, chi ha a cuore e un po' di interesse, diciamo, politico e segue, i metodi sono questi, non è che si inventano, quindi si fa l'atto politico, si fa la progettazione, si fa l'attuazione e si fa l'intervento. Per Centroni, quindi, per questa delibera siamo convintamente d'accordo, c'è un impegno importante, quindi c'è la parte illuminazione che la fa da Leone, quindi è normale che questo dovrà essere effettuato. Non voglio immaginare che se questo non avviene, ovviamente ci possono essere delle conseguenze politiche ovvie, no? Quindi noi come opposizione verificheremo, vi diamo il supporto, ma poi verificheremo se questo, insieme queste cose vanno avanti, perché se vanno avanti dobbiamo anche avere la, così dice, la correttezza di dire che c'è qualcosa che non ha funzionato e dove non ha funzionato. La maggioranza, io ho votato insieme appunto con Fratelli d'Italia convintamente questa delibera e l'altra ero perfettamente d'accordo, soprattutto perché in commissione, e quindi faccio sempre un plauso al Presidente della Commissione, perché per quanto riguarda Romanina, no, è stato detto che convintamente insieme la Commissione farà un atto dedicato al problema della Romanina, dell'eliminazione del parco. Quindi per non mischiare situazioni diverse e per non bloccarne l'effettiva attuazione, quindi si fa un'azione dedicata all'osteria del curato, quindi per quello che è stato chiesto, e poi velocemente abbiamo detto che faremo un atto dedicato al discorso della Romania e Romania, e quindi questo a me mi ha dato la tranquillità, sempre per metodo politico, di condividere, di continuare a condividere le cose giuste. Poi è normale che faccio una battuta, voglio dire, c'è stato pure chi come strumento politico ha fatto tutto il contrario di tutto, no? Qui c'è stato anche una linea politica, un presidente che per esempio nella centralità di Romanina, proprio per stare in tema, era contrario agli insediamenti, alla cubatura, alla, come si dice, alla centralità Romanina, milioni di metri cubi, e poi si è comprato una casa da Scarpellini. Quindi voglio dire, cerchiamo insomma di essere, no, ma lo dico perché è storia, mica perché sono in età, insomma, stato tutti, su tutti i giornali e tutte le situazioni. Quindi voglio dire, non è che ha fatto niente di strano, però insomma non è che tu, no, hai combattuto per poi averne comunque un vantaggio. Questo tipo di politica non ci deve essere più. Quindi, ripeto, bisogna essere coerenti, la coerenza è, diciamo, non è facile, lo capisco, ma quando si attua porta veramente tanti vantaggi, sia per chi la fa e sia per chi la riceve. Quindi Fratelli d'Italia è convintamente convinta, no, il gioco di parole, che questo metodo possa continuare ad andare avanti, e noi faremo questa, sempre questa opposizione costruttiva, perché se dobbiamo dire di no, non ci mettiamo paura a dire di no. Quando le cose possono essere, diciamo, condivise e dare un risultato, poi facciamo politica, non è che siamo gli uffici, non è che facciamo il divertimento, okay? Poi c'è un'altra parte che deve dare le risposte, e quindi noi dobbiamo controllare, ma non è che la facciamo noi, perché se la potessimo fare noi avremo già certezza, che ne so, dei tempi e dei modi. Cioè, chi per noi fa questo tipo di lavoro? L'importante è essere convinti di un fatto e di essere una strada giusta. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Naturalmente, come ho già detto, il microfono. Io ho votato convintamente la delibera che riguardava l'allagamento su della parte alta del nostro municipio, convintamente, perché bisognava fare un risanamento idrogeologico con un'urgenza, con un'importanza fondamentale. Ho votato la delibera che riguardava le opere che ha citato prima il consigliere che mi ha preceduto, che riguardava la piazza, che riguardava la strada di Gregna Sant'Andrea. Ci accingiamo a votare, ne sono convintamente
puntuale, sarà convinto che sono necessarie queste opere e quindi voterò favorevolmente alla delibera complessiva. Mi permetto di dire, e nella dichiarazione di voto, perché prima magari ho evitato di dire al consigliere della maggioranza, che ognuno può fare l'opposizione che vuole. Non è che noi possiamo, io le leggo le delibere. Presidente, richiamo il regolamento, stiamo facendo una dichiarazione. Altrettanto prima il suo collega ha parlato di una commissione che ancora ha da tenersi, quindi potrà essere richiamato al regolamento perché non parla. La dichiarazione di voto. Beh, è la stessa cosa, perché non è stato richiamato, non è che devo difendere qualcuno, ma lo dico nella. Lo fate parlare. Lo dico nella correttezza di esprimere cosa è l'argomento giusto. Se c'è un dissenso rispetto a qualche punto, si evidenzia nella sede giusta, ma nella sede del Consiglio fare delle affermazioni rispetto alla delibera che ci accingiamo a votare, l'ha detto mentre parlavamo dell'emendamento, addirittura nella dichiarazione dell'emendamento ha fatto delle affermazioni fuori luogo, perché come diceva chi mi ha preceduto, ognuno sceglie la linea che vuole, non è obbligatorio che i consiglieri debbano fare tutti il soldatino come lo faccio io, come lo fanno tanti in quest'aula. Ognuno sceglie una propria linea. Proprio per questo inviterei alla riflessione prima di affermare considerazioni così sgradevoli nei confronti di consiglieri normalmente eletti. Per tale motivo dico, rispetto alla delibera che ci stiamo accingendo a votare, visto che l'emendamento è, abbiamo visto, è aggiuntivo e migliorativo, io ne ero convinto in commissione, voterò convintamente questa delibera anche con l'aggiunta, con l'emendamento che abbiamo votato precedentemente. Il mio invito va in questa direzione ai consiglieri che si scaldano facilmente: per raggiungere degli obiettivi bisogna comunque discutere. La minoranza non si sceglie, come io non posso scegliere la maggioranza. Noi siamo qua eletti e abbiamo un dovere, quello di controllare e far sì che gli atti che votiamo poi vengano finalizzati e concretizzati. Questo è stato il mio contributo, sin dall'inizio, dalle rastrelliere in poi ho attuato questo modello. Magari qualcun altro può fare anche diversamente, ciò non toglie che si debba vergognare, perché non è corretto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No, consigliere Toni. Sì, anche noi abbiamo visto sempre e ci siamo espressi sempre rispetto alla concretezza e rispetto alla soddisfazione dei cittadini, perciò abbiamo messo sempre al centro la partecipazione, che in questo caso, come per le opere appunto di recupero urbano, significa sentire i cittadini, sentire i comitati di quartiere, sentire quello che è la proposta che viene dal basso rispetto alla sistemazione del proprio quartiere. Perciò voglio dire, in questo caso, anche con una condivisione chiaramente col consorzio, rispetto alle esigenze del territorio. Indipendentemente, io l'ho detto sempre, se la proposta, non stiamo qui né a livello nazionale né a livello regionale, non legiferiamo noi come municipio, perciò ecco, il nostro deve essere senz'altro e soprattutto un rapporto con i cittadini e l'interpretazione delle esigenze dei territori che fanno parte del settimo municipio, perciò ecco, quando viene soddisfatta questa cosa, cioè il rispetto della volontà dei cittadini dei territori, noi ci troveremo sempre a fianco dei cittadini per rispetto delle loro esigenze e per dare soprattutto concretezza in termini di indirizzo rispetto alle loro esigenze. È chiaro che ancora, e purtroppo non siamo ancora comuni i municipi, e perciò il rapporto è necessario anche col Dipartimento
e perciò l'indicazione che noi diamo è un'indicazione forte. Oggi c'è il discorso della unanimità rispetto a questo, ed è chiaro, per sempre io lo ripeto, che la maggioranza, che poi deve essere rispettosa delle indicazioni dell'Aula e deve soprattutto, il rispetto per l'indicazione, soprattutto lavorare perché la maggioranza cittadina e i dipartimenti cittadini diano risposte immediate e sufficienti a quello che noi, a quello su cui noi diamo l'indirizzo politico. Perciò ecco, chiaramente favorevole rispetto alla delibera. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone. Grazie Presidente, e annuncio che il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa delibera. E... No, una volta Presidente, forse c'è il dubbio. La motivazione la voglio ribadire. Questo è un atto di indirizzo politico in forza di un protocollo d'intesa che vuole spianare la strada e dare agevole appunto, percorso all'inizio di un percorso che possa vedere questi soldi che sono stati ormai da anni versati, presenti nei consorzi, possano ritornare sul territorio trasformati in opere pubbliche, perché quelle, ricordiamo, sono soldi pubblici. Ricordo che in tutta Roma mi sembra di ricordare che siano circa 50 milioni presenti nei consorzi, se non di più, presenti solo nei consorzi per opere pubbliche, quindi già versati a fronte di opere di concessioni private che aspettano di essere trasformati in opere pubbliche, ma per qualche motivo sono lì fermi e semplicemente non stanno ritornando al territorio con tanti disagi, come abbiamo sentito in queste settimane di commissione, per i cittadini che poi chiaramente disagi che si incrementano non nel tempo, quando una situazione rimane così stagnante poi il problema si incancrenisce. Allora queste delibere sono funzionali, ripeto, a dare il giusto atto di impulso affinché il dipartimento competente, prendano l'avvio e facciano tutti gli atti conseguenti alle nostre delibere. Ricordo ancora una volta che in questo modo noi come municipio, quindi, ritorniamo ad essere centrali nella scelta della nostra funzione principale. Noi dobbiamo essenzialmente scegliere, decidere per conto e per nome dei cittadini che ci hanno eletti e che noi rappresentiamo, per cui siamo molto molto lieti che insomma si possa riuscire a dare un indirizzo chiaro. È ovvio che stanno i primi andare a controllare che la nostra volontà sia poi portata a conclusione. Il nostro primo interesse, essendo noi i primi firmatari di questi atti, nell'andare a verificare poi le azioni conseguenti che porteranno alla realizzazione delle opere che noi abbiamo indicato per conto dei cittadini. Grazie. Credo che non ci siano più dichiarazioni, vero? Sì, allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, perfetto. Sono 18 favorevoli. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari?
Astenuti? Benissimo, quindi concessa. Passiamo al punto successivo, all'ordine dei lavori di oggi. Quello che è stato fatto è salutato. Dunque, abbiamo il punto numero 3, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani, la Romanina. Lascio la parola al consigliere che vuole illustrare, consigliere Principato. Grazie Presidente, collega della consiglierità. Questa proposta di deliberazione è una proposta che ci arriva dagli uffici, è un atto più che altro amministrativo, a seguito di quelle che sono le elezioni avvenute all'interno del Centro Sociale Anziani della Romanina. Quindi noi con la votazione di oggi, in caso di approvazione dell'atto, andremo a confermare la volontà di questo municipio rispetto a quelli che sono i membri della gestione, quindi presidente e consiglieri di questo centro sociale anziano. Andrei a leggere le informazioni diciamo, importanti relative a specifiche insomma, a quest'atto. Premesso che in data 13 febbraio 2018 sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto della città romanina come da verbale protocollo C33991, che risultano iscritti al centro anziani numero 596 che hanno votato nella giornata del 13 febbraio 2018 numero 376 anziani, che per il Presidente le schede valide sono state 363, le schede bianche 8 e le schede nere 5, e per i componenti del Comitato di Gestione le schede valide sono state 362, le schede bianche 6 e le schede nulle 8, che risultano votati alla carica di Presidente il signor Anicchiarico Enzo, voti 65, Bianchetta Mariano, voti 12, Patrizia Antonio, voti 286. Alla carica di componente del comitato di gestione la signora Andesini Irene, voti 63, Anicchiarico Enzo, voti 25, Bianchetta Mariano 6, Campano Alberto 25, De Angeli Giuseppe 4, De Masi Salvatore 6, De Santis Gianna 33, Chiamenti Marcello voti 6, Fiore Nicola Antonio voti 19, Maiera Luciano voti 77, Pezzo Osvaldo voti 54, Valentini Pietro voti 44. Premesso che i sensi dell'articolo 14 del regolamento la composizione degli organi direttivi del centro è pari a numero 7 componenti, compreso il Presidente, che i sensi dell'articolo 17 del regolamento il signor Anicchiarico Enzo è fatto a parte del comitato di gestione, che pertanto la composizione degli organi direttivi risulta come di seguito elencato. Presidente signor Patrizio Antonio, voti 286. Componenti del comitato di gestione, signor Pagliara Luciano, voti 77, signora Andrini Irene, 63, Persa Svaldo, 54, Valentini Pietro, 44, De Santis Gianna, voti 33, Anicchiarico Enzo, voti 25. I signori Campano Alberto, voti 25, Fiore Nicola Antonio, voti 19, De Masi Salvatore, voti 6, Pinacetta Mariano, voti 6, Carmeni Marcello, voti 6, De Angelis Giuseppe, voti 4. In base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri anziani rimangono in graduatoria per eventuali soluzioni. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale riunitasi nella seduta del 9 marzo 2018, atteso che in data 22 febbraio 2018 il dirigente della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si ricorda, ai sensi e per gli effetti l'articolo 49 del CUE approvato con il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il direttore, firmato il direttore della direzione socio-educativa, dottoressa Perosi. Atteso che in data 22 febbraio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi per gli effetti dell'articolo 31.2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato dal direttore dottor Meglio. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013,
il Consiglio del Municipio Roma Sesta delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Romanina. Alla carica di Presidente, signor Patrizio Antonio, voti 286, componente del Comitato di Gestione, Paiera Luciano, voti 77, Allegrini M 63, Pesso Svaldo 54, Valentini Chiero 44, De Santis Gianna 33, Amicaio Enzo 25, signori Campano Alberto, voti 25, Chiori Nicola Antonio, voti 19, Bilancetta Mariano, voti 6, De Masi Salvatore, voti 6, Carmini Marcello, voti 6, De Angelis Giuseppe, voti 4, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimando in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Totti. Sono senz'altro favorevole rispetto a questa praticamente deliberazione. Io, come sempre, volevo fare gli auguri da parte di Forza Italia a tutti quanti, senz'altro agli iscritti del centro, ma anche agli eletti del comitato di gestione, al nuovo presidente e a tutti i componenti. Volevo dire che questo è uno dei centri anziani tra i più grandi del territorio e soprattutto tra i più belli del territorio. E niente, perciò lascia il Maiella la presidenza e c'è un nuovo presidente dopo parecchi anni e perciò ecco ribadisco appunto gli auguri di buon lavoro a tutto quanto il centro e a Comitato. Altri interventi? Se non ce ne sono passerei alla dichiarazione di voto, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Movimento 5 Stelle si esprimerà favorevolmente rispetto a questa proposta di deliberazione e anche noi come gruppo ci uniamo agli auguri di buon lavoro al Presidente e a tutto il Comitato di Gestione. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, unanimità. Anche per questa chiediamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità concessa, quindi anche l'immediata eseguibilità. E possiamo passare al punto successivo all'ordine dei lavori di oggi, che è invece la proposta di deliberazione avente oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est e la parola al consigliere Riccino. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come nell'altro precedente, anche quest'altro va a confermare insomma, quello che il Comitato di Gestione è emerso dalle elezioni che si sono tenute il 20 febbraio nel Centro Sociale Anziani di Cinecittà Est. Quindi andrei ad elencare effettivamente solo i dati numerici che riguardano questa proposta di delibera. Presso risulta iscritti al centro anziani numero 653 che hanno votato nella giornata del 20 febbraio 2018 numero 291 anziani e per il presidente delle sede varie sono state 277 le bianche 8 le nulle 6 e per i componenti del comitato di gestione delle sede varie sono state 269 le bianche 7 e le nulle 15 che risultano votati alla carica di presidente la signora Mancini Maria Rosaria con voti 206 e Raffaele Roberto con voti 71. Alla carica di componenti del comitato di gestione il signor Beli Luigino voti 25, Brunelli Giorgio 16, Caponi Mauro 4, De Murta Sesterina 12, Di Marco Germana 19, Fondaroli Teresa 20, Germani Enzo 63, Mancini Maria Rosaria 19, Natalino Umberto 0, Versa Antonelli voti 15, Raffaele Roberto 23, Stefano Teresa 34. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, la composizione degli organi elettivi del centro è pari a 7 componenti, compreso il presidente. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, la signora Mancini Maria Rosaria opta per l'incarico a presidente. Pertanto,
Premesso che pertanto la composizione degli organi direttivi risulta come di seguito elencata: presidente signora Mancini Maria Rosaria Codino 106, componente del comitato di gestione Germani Enzo 63, Serrano Maria Pia 34, Bellicino 25, Raffaello Roberto 23, Pandoro Teresa Codi 20, Di Marco Germano Codi 19. I signori prudenti Giorgio Codi 16, Persantonella 15, De Monta Sesterina 12, De Cugli Mauro 4, in base all'articolo 18 del regolamento rimangono in grado d'ora per eventuali usurpi. Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 9 marzo 2018, atteso che in data 5 marzo il dirigente della direzione socio-educativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del 2 approvato con decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in un atto. Firmato il direttore della direzione socio-educativa, dottoressa Perosi. Atteso che in data 5 marzo 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi per gli effetti dell'articolo 31,2.t del regolamento sull'affidamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato dal direttore il dottor Menichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 e 13 dicembre 2010, lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare. Difficoltà a leggere, perché se non se si può mantenere un po', grazie. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 e 13 dicembre 2010, lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Cine Città Est, alla carica di Presidente la signora Mancini Maria Rosaria, voti 206, componente del Comitato di Gestione il signor Germani Enzo 63, Serrato Maria Pia 34, Beni Luigino 25, Raffaele Roberto 23, Frondaro di Teresa 20, Di Marco Germano 19. I signori e le signore Brunelli Giorgio Conti 16, Persi Antonella Conti 15, De Monta Sesterina 12, Caponi Mauro 4, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Carrone? Buongiorno. Naturalmente siamo d'accordo sul, quindi votiamo favorevolmente per quanto riguarda i comitati dei centri anziani. Come Fratelli d'Italia voglio fare gli auguri ad entrambi i centri anziani di poter lavorare con molta tranquillità, visto che nelle commissioni è apparso tantissimo non è che c'è tanto d'accordo tra di loro. Praticamente si bisticciano quasi sempre, sapete che gli anziani devono andare su questa lunghezza d'onda. Come Fratelli d'Italia vorrei porre l'attenzione al fatto che il regolamento dei centri anziani presenta molte lacune, per cui sarebbe opportuno poter dire coloro i quali devono poi apportare delle modifiche o rifare un regolamento, penso sia necessario, perché oltretutto è richiesto anche da molti comitati di gestione e tutto quanto. Questo è quanto. Auguro buon lavoro a tutti. Io vi saluto per un po' di giorni, quindi vi annuncio che mi assenterò da Roma e starò via circa 20 giorni perché ricorre il mio anniversario di 50 anni di nozze. Grazie. Emozionatissimo, come se fosse il primo giorno, veramente. Grazie per il piccolo brivido, consigliere Carrone. Bene. Altri interventi? Consigliere Todi. Senz'altro, come amico e come partito faccio gli auguri all'amico caro Domenico Carrone, che ha condiviso con me tanti anni in consiglio
del nono municipio, l'ex nono municipio. E voglio dire, ha fatto un intervento importante, interessante, quando ha detto appunto che il regolamento, io ricordo che bocciai in sede di consiglio la proposta che aveva fatto il PD in, come, come proposta di nuovo regolamento per i centri, proprio perché non era stato condiviso, io sentendo il presidente romano dei comitati di gestione e il coordinatore romano dei comitati di gestione e anche il coordinatore del municipio, che era assolutamente contrario a quella proposta. E voglio dire che è necessario, perché ce lo chiedono i centri sociali anziani, di andare a un nuovo regolamento per i centri, per una migliore funzionalità degli stessi. Voglio dire che è chiaro che, come ho fatto per i precedenti, faccio senz'altro anche a questo centro gli auguri più vivi di Forza Italia. È un centro che anche questo 653 iscritti, perciò fra i più grandi del territorio, anche un ascensore, due piani, anche questo è molto bello. E voglio dire perciò gli auguri a Mancini Maria Rosaria, che è la nuova presidente, e a Germani Enzo, che lascia la presidenza, anche questo dopo tanti anni di presidenza del centro sociale di Cinecittà. Perciò un augurio di buon lavoro a tutto il centro da parte di Forza Italia, e una raccomandazione rispetto a una rivisitazione. In questo è chiaro che le forze politiche a livello comunale dovranno lavorare con molta diciamo dedizione, c'è bisogno di un impegno particolare, perché finora le proposte di modifica del regolamento non hanno avuto la condivisione degli anziani di Roma e del nostro municipio. Perciò questo è anche un discorso importante oggi agli auguri. Perciò ecco, su questo noi ci impegneremo pure, io farò presente al mio consigliere comunale perché si arrivi presto a una rivisitazione del vecchio regolamento che regola appunto l'attività dei centri sociali anziani della città di Roma e del nostro municipio. Altri interventi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto? Ah, quello finale? Sì, si può fare, certo. Grazie Presidente, vorrei consigliere. No, ringrazio l'intervento finale perché sono state fatte delle richieste delle sollecitazioni, quindi mi sembra opportuno rispondere. Allora, rispetto al regolamento del Centro Sociale Anziani Comunale, diciamo si è lavorato in questo anno e mezzo proprio con un percorso, attivando un percorso di confronto anche con i residenti dei centri sociali anziani, gli anziani stessi. Ci sono stati degli incontri con l'assessore sociale di riferimento comunale, Laura Baltazzare, e anche il sindaco Virginia Raggi. Quindi in questo momento, per rispondere, alla commissione capitolina sta affrontando con attenzione anche questo tema, e spero insomma in tempi ragionevoli si arriverà a confezionare definitivamente una proposta poi da sottoporre all'attenzione della commissione capitolina, e di conseguenza a tutti i consigli municipali. Quindi l'impegno è confermato, insomma ci si sta lavorando, e spero presto insomma di riuscire a condividere insieme alla commissione un confronto su questo tema, che anche per noi è considerato importante. Chiudo anch'io facendo i miei auguri al nuovo presidente e in generale al comitato di gestione neoeletti. Grazie. Allora io lo chiedo per formalità se vogliamo avere dichiarazione di voto, ma mi sembra che di intuire che siamo tutti più o meno d'accordo. Comunque se qualcuno vuole esprimere la sua dichiarazione e ribadire. Assolutamente no, non ci sono dichiarazioni, passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli?
Unanimità. 17, sì. Benissimo, approvato e immediata esecutività. Favorevoli? Bene, anche questa concessa. Allora, ricordo che all'ultimo punto c'è l'approvazione dei verbali 1, 2 e 3 relativi alle sedute di consiglio del municipio dell'8 gennaio, del 18 gennaio e del 23 gennaio. E risultano essere approvati. Poi devo comunicare che è stata inviata la risposta scritta all'interrogazione numero 6 in merito al rifacimento di via Valeria ed è stata indirizzata direttamente agli scriventi. Detto questo, chiuderei. 10:45? Ditemi voi. 10:46. Vabbè. 50? 46? Sì, chiusura 48, mi conferma l'ufficio consiglio.